Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Far Cry 4. Signori, prima di fare qualsiasi altra missione ci dobbiamo dare una bella potenziata. Infatti siamo andati qua e più avanti c'è il territorio dei Sambur. Come sapete ne dobbiamo prendere uno e poi dovremmo andare a caccia di tapiri. Ma secondo me sono abbastanza difficili da trovare anche quelli. Se vedete un Sambur, dite... Comunque ragazzi, ci sta, quando le nuvole lasciano posto al sole è qualcosa di fantastico, veramente. È qualcosa di fantastico, perché più di una volta mi è capitato di vederla sta cosa. È fighissimo. Sambur, Sambur, dove siete? Raga, qua non ci sta mezzo animale. A sto punto se manda a fare la missione e poi eventualmente torna a cercarli, perché secondo me durante le missioni non ci stanno gli animali. Potrebbe essere questa una spiegazione, ma non ne ho idea. Mo, mi devo farsi 500 metri a piedi, che bello. Oh, figlio di puttana. Aspetta, 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 aspetta. Ho trovato cose. Ho trovato cose. Tu, vieni qua. Magari è un Sambur. Vediamo un po'. Sambur? Che è un Sambur questo? Vediamo un po'. Oh, pelle di Sambur. Lo so, devo farlo, cioè, ipoteticamente è meglio farlo con l'arco, ma sinceramente non ci sarei mai riuscito. Mai, 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 mai. Che dovevamo fare con le pelli del Sambur? Lo zaino, ah, fine a 60 getti. Facciamocelo, che poi più che altro devo fare questa. No, che devo fare? Aspetta, no, il portafogli. No, non era questa. Dovevo fare una cosa molto importante, che è questa qua. Questa qua. Mi serve andare a prendere il tapiro. Poi ci andiamo a prendere i tapiri, signori. Ok, stiamo alla missione. Mi dice uccidi le guardie e salva almeno 2 ostaggi. Ok, noi cerchiamo di salvarli tutti almeno. Almeno ci proviamo, ragazzi. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo fare così e vedere un attimo chi abbiamo contro. Ma proprio... Un attimo. Io direi che possiamo andarcene pure qua sopra e vedere se riusciamo. Ok, ce l'abbiamo. Ci sono 4 persone. Ok, e mi sembra 3 cattivoni. Così mi sembra, ma non lo so. Sto arco purtroppo è un po' una fregatura. Vedi io. Ah, eccolo qua. Ok, quindi ci stanno 4 e 4. Se io faccio così. Ok, preso. Madonna, com'è morto bene. Mamma mia, com'è morto bene. Questo, no, no, è un tiro troppo. Ok, mi devo avvicinare un po'. Mi devo avvicinare un po', perché devo cambiare arco. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Mi sbaglio con i tasti, mannaggia puzzola. Ok. Non lo so, non lo so, signori, non lo so. Ok, allora io a questo punto me ne andrei qua giù. Allora, statevi zitti e non dite niente. Zitto. Uccidi tutte le guardie prima di slegare io. Ma passa. Tutto passa. Zitto, 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 non ci pensa. Zitto, non ci pensa proprio. Ok, questo riuscirei a farmelo. E non mi dà problemi, lui non mi dà problemi, quello in alto. Ok. E fin qua. Devo farmi questo qua. Ma sicuro, sicuro mi devo fare questo qua, ragazzi. Però questo qua già diventa un tiro un pochino un po' più complicato, Zitto, Ajay. Vedi, perché qua stanno tutti e 3. Ma o faccio tipo Cambogia. Ah, aspetta, 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 aspetta. Perché io voglio provare a salvarli tutti. Se c'avevo un'arma, un'arma migliore. Calcio in faccia. Guarda, guarda, boom. Ma sarai scemo e anche stronzo. Beh, beh, aspetta, stai a divertire. Minchia, è volato via. È volato in aria. Faccia il cazzo. Mamma mia, ragazzi. No, porca merda. Oh!
questo non ho ben capito. Gli ostaggi sono salvi, Saballa. Stai facendo onore al nome di tuo padre, Ajay. Grazie. Era il suo sogno con il sentiero d'oro. Sì. Aiutare il suo popolo. Senti, non sono venuto per mio padre o per questo. Ci faresti comunque comodo, fratello. Lo vedi che hai fatto la differenza? Lo so, ti sto chiedendo molto. Ma aiutare il sentiero d'oro ti porterà a Lakshmana. Te lo prometto. Lo faremo insieme. Grazie, Saballa. D'accordo. Comunque è fighissimo che volo ha fatto quello, cioè... A me e voi... Cioè, adesso, no? Uno dice, sai... Ajay, sono Amita. Dimmi. So che Sabal ti ha detto di salvare quegli ostaggi, invece di riprendere l'avamposto. Tranquillo. Sei appena arrivato e Sabal sa essere molto convincente. Sì. Volevo solo fare la mia parte. E io lo apprezzo. Ma devi capire la situazione. Stavo già facendo le preparazioni per gestire l'avamposto, ma ora devo riorganizzare i miei soldati affinché proteggano gli ostaggi che hai salvato. Proteggerli? De Pler. Non gli piace perdere i suoi giocattoli. Non capisci, Ajay. C'era un piano nome? E adesso il piano è saltato. Ma con che Ci voce? Vorrà un po' perché la situazione con De Pler si calmi. Un po' Nel bagata. Mentre i soldati nemici avranno tutto il tempo di organizzare le difese. Non se ci penso io. Ajay, attaccare l'avamposto da solo sarebbe un suicidio. Aspetta di avere un supporto adeguato. Posso farcela. Ajay, non... Testa rotta. A me piacciono quei bug. A me quei bug da gente che vola e cose, a me piacciono da morire. Dai, già che ci stiamo, ma sti cazzi, regà, andiamo a fa' pure quest'altro. E vi ho detto a me, io... Cioè, mi piace davvero, davvero troppo. Troppo. Ma, aia, quella torre ce la possiamo fare o l'abbiamo già fatta? Quella torre che sta più o meno davanti a noi. Che cos'è questo punto qua? Uccidi i soldati dell'armata reale e salva gli ostaggi? Ajay. Dimmi. Sì. Ottimo. Volevo solo vedere se mi stavi ascoltando. Ok, aspetta, prima voglio commerciare un po'. Ah no, ok, ma porca puttana. Allora aspetta, intanto mi faccio... Mi ricompro questo, chi se ne frega. Ok, regà. Mamma mia, se mi sono comprato un archetto, niente male. Eccomi, aspetta che te libero instant. Dai, è così. Mi è mancato poco, grazie. Tranquillo, è un piacere. È un piacere perché ci stanno anche i mercanti. Ci stanno. Fighissimo. Però io prima di andarmene a piedi. Oh, abbiamo un'abilità. Fatemi vedere che abilità ci abbiamo. E ce n'abbiamo una, tanto, non è che... Sai... Lì sotto! Sentite, ma se ve andate un po' a fanculo... Oh! Vedi? Perché mi dovete far incazzare? Mori! Ecco! Oh, ci vola tanto! Niente, mi stavo... Praticamente stavo a fare i cacchietti miei in macchina... E guarda! Ho dovuto ammazzare tutti quanti! E famo stare a piedi, tanto metti caso che troviamo... Qualche tapiro, qualche cosa... Siamo nella zona dei tapiri! No! Siamo nella zona dei tapiri. Qua, ragazzi, bisogna assolutamente trovare gli animali, perché ci servono per portarci un'altra armetta. Ma di quelle ignoranti, mica di quelle un po' così. No, ragazzi, tapiri. Beh, i tapiri non l'ho trovati, raga, che veduti. Io quasi me ne scenderei da qua. Ma sì, va. Ma sti cacchi, scendiamo da qua, che è ancora più giusto. Avamposti, ma vabbè, ma gli avamposti non è un problema, gli avamposti li conosco. Ok, allora, innanzitutto mi devo andare a prendere questa erbetta verde. Ecco, appunto, perché se dobbiamo... Oh, appunto, pure. Ho sentito... Non era un tapiro quello che stava a correre. Perché se era un tapiro, mi incazzo, Ok. Aspetta, potrebbe essere... Ma porca di una puttana! Questi sicuro sono tapiri! Sicuro sono tapiri! O sono maiali, potrebbe essere anche... Dei maiali incredibili, se è per quello. Ok, vaffanculo, va, però sta missione del cazzo! Ok, tra l'altro io vedo un culo di un elefante... È fattibile che quello sia un elefante spappolato? Sì. Minchia, è vero, perché io posso anche... Perché è vero, io posso anche cavalcare gli elefanti. Aspetta. Innanzitutto, tu... Che te senti... Merda. Una morca.
Oh, zitto, zitto, non ti devi... Chi? Chi? No, 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 non hai visto... Stai zitto, ma chi avete visto? Non hai visto nessuno, te lo dico io, non hai visto nessuno. Guardatevi in giro. Ma lascia stare. Se c'è qualcosa. State zitti, zitti. Dacci mia, ho fatto il casino. Vai, elefante! Fai così! Uccidi tutti, elefante! Vai, vai, vai! Con l'aiuto dell'elefante, vai, 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 elefante! Madonna, elefante, vai! Boom! Mamma mia! E che cazzo scende da qua? Vabbè, non scende per forza perché... Madonna mia! Questo mo posso prendere? Eh sì, voglio spogliarmi l'elefante. Ma tanto c'è l'elefante che sta a fare un casino, mica servo io. Sta a fare tutto, madonna, l'elefante. Vedo gente che vola. Guarda, guarda, guarda. Elefante, vai, continua così. Io intanto quelle non le posso rompere. Madonna mia, elefante. Elefante, non veni però su di me, eh. Guarda, io non ti sto. Oh, mortacci Dumbo, quanto sta incazzato. Mortacci Dumbo, tra l'altro sono arrivati pure i rinforzi nostri, mi sa. Eh? Dico, Dumbo, non me lo sarei mai aspettato da Dumbo, porca miseria, ho liberi prima l'elefante. Prima gli ostaggi, poi l'avamposto. Sei proprio un testone, Ajay. Ha detto testone. Che hai fatto un buon lavoro. Grazie. Hai visto? Mi è sembrata la cosa giusta da fare. Tua madre sarebbe fiera. Dov'è che vuoi andare? Lakshmana. Arrivarci non sarà facile. Pagan Min ci ha tolto il nord anni fa e arranchiamo anche qua al sud. Che bello. Ho promesso a mia madre di portarci le sue ceneri. Il suo ultimo desiderio. Pensaci, Ajay. Tua madre sapeva perfettamente cosa sarebbe successo al tuo arrivo in Kirat. Il figlio di Mohan Gal, che ritorna nella sua terra natale straziata dalla guerra. Ishvari non era una stupida. Che tu sia qui ad aiutarci non è un caso. Resta con noi, Ajay. Unisciti al sentiero d'oro e ti prometto che esaudirai il desiderio di tua madre. Se trattasse di spargere le ceneri a Lakshmana o di qualcosa di molto più grande. Che figata. Madonna mia, che bello. I miei genitori hanno davvero creato il sentiero d'oro. Sì, è così. Volevano liberare il Kirat dal regime di Pagan. Ora hai la possibilità di aiutarci a realizzare il loro sogno. Vedi, di pensarci, Ajay. Va bene, va bene. Per me sì. Non mi guardare con quella faccia lì, eh. Beh, mamma, credo che mi fermerò. Bella così. Atto 1 completato. Atto 1 completato, signori. Benvenuto nel Kirat. Attenzione. Ma chi se ne frega della modalità coop? Non è quello il problema. Ci abbiamo un'altra, un'altra cucina interessante che andarono a chiamare un telefono. Papiro! No, non me ne frega un cazzo. Tu devi venire qua e devi morire insieme a quell'altro. Frega mica niente. Allora, un tapiro l'abbiamo trovato. Uno. Però mi sembra che ce ne servono tre. Allora, questo l'abbiamo trovato. Un altro l'ho sdraiato qua. Anche perché mi servono, raga. Quindi devo prenderli per forza. Pure col mitra non me ne frega niente. Cioè, è qualcosa di fondamentale. Sono qualcosa di fondamentale. Adesso mi metto l'arco. Il prossimo ce ne andiamo a caccia con l'archetto. Quelle che sono volpi o sono lupi? Ah no, mi sa che sono lupi del cazzo. Guardate, oh. Mamma mia. Se potessi acchiappa tutti quanti in faccia. E che è quello che vi meritate. Vedi? Vedi? Che allora ne riparliamo. Mi tocca farli per forza questi. Ok, qua ce ne stanno altri due. E io adesso provo a fammeli con l'archetto. Oh, vabbè, tanto penso che questo già basta. Non penso che ce ne servano altri. Ora vediamo. Intanto qua c'è gente che spara all'infinito, raga, ve giuro. Cento... Oh, aspetta. Però questo me lo posso fare comunque. Tanto in tapiro non è che me può fare
Cioè, dove corri, capiro? Nel senso, no? Oh, porello. Un colpo e muore. Dai. Allora, vediamo un po' se possiamo farci sti potenziamenti. E poi in realtà dovremmo andare a prendere pure le erbette curative. Quindi, vediamo un po', eh. Eccolo qua, trasporta un'arma secondaria e due di qualsiasi tipo. Quindi, ci facciamo questa qua. E poi posso farmi nient'altro? Potevamo fare le siringhe ancora. Perché ci manca ancora un tapiro, ci manca. Porca miseria. Quindi io adesso posso portare, volendo, che cosa ho buttato? Un sasso. Ok. Ok, l'ultimo tapiro l'abbiamo preso. Già che ci stavamo, sti cazzi. Dai, io sento strani animali. A tu, animale, non mi rompe le scatole perché non te faccio niente. Oh, eccola qua. Le altre siringhe le possiamo portare. Adesso mi serve un mercante che sta là. Che, non so, tipo gli si è rotto qualcosa. Ciao, zio! Ok, cascai, mi raccomando, eh. Mercante, scusi. Oh, abbiamo... Allora, compra e vendi. Io posso vendermi intanto cose che non ci faccio niente. Quindi, vendiamoci tutta sta roba. Oh, ragazzi, adesso sì. Adesso sì, perché possiamo portarci pure questa qua. Vogliamo mettere? Ok. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Abbiamo fatto un sacco di belle cose. Ci siamo potenziati. Abbiamo visto Dumbo com'è andata. Signori, vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciarmi un bel pollicione in su qui sotto. Commentare, condividere e andare sulla mia pagina di Facebook che trovate il link in descrizione. Signori, che dire? Ciao!